un po' poco chiara per problemi alle corde vocali. E, come vedete, tengo in mano una pubblicazione fatta nel 20° anno di attività, cioè nel 2013, essendo stata l'associazione fondata nel 1900. Perché ho voluto dare un'occhiata a molte per ricordare alcune attività che sono state svolte. Quindi voglio dire, ho accolto con piacere l'invito della Presidente in carica, professoressa Silvestro, chiedo scusa. Anzi, e vorrei cogliere l'occasione anche per la presenza di Sua Eccellenza del Sindaco, per aver partecipato, parliamo della SNIE, io attualmente sono il legale rappresentante della SNIE, diciamo, dopo molti anni di attesa, 40 anni, diciamo, sono subentrato a mio fratello nella rappresentanza della SNIE. E quindi mi piace ricordare che ci è stato anche un momento, un connubio, il 20 aprile di quest'anno, non so se qui presente, c'è il maresciallo Fusco, che ha rappresentato in quell'occasione l'associazione Alcide Gasperi, Centro Studi Alcide Gasperi, il quale, come dire, sorprendentemente ha voluto dare un riconoscimento alla SNIE, accoppiando questo riconoscimento anche alla FIDAPA. Quindi voglio dire, è una felice circostanza che mi piace ricordare. E quindi in questo momento voglio anche ringraziare nuovamente Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, il Sindaco, altre autorità che hanno accolto l'invito a partecipare alla cerimonia, alla commemorazione dei 100 anni della morte del fondatore della SNIE, che è stata celebrata il 10 luglio, aggiungendo ai ringraziamenti che ho fatto in quel momento anche alla professoressa Silvestro, che era presente unitamente ad altri degni rappresentanti di istituzioni scolastiche, che non so se in questa sera siano presenti, quale la preside Amelia La Rocca e il preside Paolo Allocca, che pure in quell'occasione erano presenti. Fatta questa premessa, voglio semplicemente, mi piacerebbe, anzi, con il permesso della professoressa Silvestro, sono 35 nomi, ma ovviamente non li leggerò tutti, ma qui da un estratto del verbale del primo direttivo della FIDAPA Nola, cioè quando è stata costituita la FIDAPA, leggo con piacere dei nomi che conosco, di persone che conosco, in particolare la preside Eugenia Daniele, non so se è qui presente Amanda Ambrosio, che è sempre, diciamo, vicina, è stata sempre vicina alla FIDAPA, la leggo qui tra i soci fondatori della FIDAPA. Poi c'è, leggo un nome, non so se voi siete a conoscenza, Giuliana Finaldi, è la mamma del nostro amato e giovane sindaco, del nostro promettente sindaco, nostro sindaco promettente, cioè un sindaco che ha fatto molte promesse, e speriamo, anzi, io veramente gli auguro che, se non tutte, buona parte di queste promesse siano mantenute. E poi leggo anche Teresa Vecchione, che vedo qua, ancora presente, e veramente mi fa molto piacere che sia presente, perché appunto già io l'ho conosciuta negli ultimi tempi, ma mia moglie la conosce da molto più di me, essendo praticamente compaesane di San Paolo Bersiglio. Antonietta Prevede, che pure ho visto presente, voglio salutare, perché è compresa in questo elenco di 35, diciamo, all'epoca forse erano ragazze, adesso sono diventate signore, sono diventate nonne, hanno figli e nipoti, e però molte di queste sono ancora con noi, mentre purtroppo altre hanno lasciato non solo la FIDAPA, ma alcune hanno lasciato l'esistenza terrena e che naturalmente
ci rammarichiamo. Quindi, perché ricordato questo connubio tra SNI e FIDAPA, voglio anche richiamare un po' il significato della mia presenza, come della presenza di altri colleghi, diciamo colleghi, mariti, coniugi di FIDAPINE, che sono stati coinvolti in questa attività della FIDAPA, soprattutto in viaggi che sono stati fatti a scopo turistico culturale, e quindi abbiamo visitato mezza Italia a seguito della FIDAPA, e quindi ha dato questo riconoscimento alle FIDAPINE di aver promosso questa attività culturale che si è anche concretizzata nel restauro, nell'affinanziamento del restauro di opere importanti. Oggi sono andato a vederne una nella chiesa di San Biagio, che risale al 1997, il restauro di una pala di altare che rappresenta la morte di San Giuseppe. Un altro San Giuseppe, non so, per una strana circostanza, invece è stato restaurato come statua in legno in tempi più recenti ed ora fa bella mostra di sé nella sala dei medaglioni della diocesi. Quindi voglio dire, la FIDAPA a Nola è diventata effettivamente una istituzione, e questa sua, come dire, sensibilità nel campo dei beni culturali ben si sposa con l'interesse, credo, che il sindaco e l'amministrazione attuale voglia spendere o già ha speso, in particolare nel restauro dell'anfiteatro laterizio. Credo di aver saputo che sono in procinto i lavori di restauro dell'anfiteatro, il che naturalmente significa istituire a Nola un forte attrattore culturale, cosa di cui si è sempre sentita la mancanza. Molta gente dice: ma perché la gente va a Pompei? Tanta gente va a Pompei o va a Pozzuoli, dove siamo state ultimamente anche con la FIDAPA, proprio per visitare il Rione Terra, che effettivamente è un bene culturale archeologico da visitare. E quindi la FIDAPA ha mostrato questa sensibilità, e in questo momento l'amministrazione è altrettanto sensibile. Speriamo che la cosa si possa concretizzare in qualche cosa di concreto. Purtroppo bisogna dire che invece è stato fatto uno scempio di quello che era il villaggio, di quello che è il villaggio del Bronzo a Via Polveria, di cui questo museo ha realizzato una copia. Credo che tutti quanti abbiate visitato la copia del villaggio del Bronzo che sta al piano terra di questo fabbricato. Lì purtroppo non si è riusciti a fare un intervento conservativo e si è dovuto addirittura reinterrare questo villaggio di epoca paleolitica, neolitica, ora non saprei, villaggio del Bronzo, che risale a 3000 anni avanti Cristo, quando vi fu un'eruzione vulcanica cosiddetta di Avellino, se non ricordo male. Quindi una volta richiamato questa attività di tutela, di impegno nel campo dei beni culturali della FIDAPA, che ha coinvolto anche noi, diciamo, buona parte di noi mariti, che abbiamo il dovere di ringraziare le varie presidenti. Io devo ringraziare in particolare, credo, Marisa Padulla, che all'epoca ha chiamato mia moglie, la quale poi ha scoperto una vocazione, insomma, in queste attività della FIDAPA, ha fatto la presidente e continua ancora, insieme alle altre colleghe, a impegnarsi in questa attività. Naturalmente a noi mariti, diciamo la verità, ci fa comodo, a noi mariti fa comodo che le nostre mogli siano impegnate in queste attività extrafamiliari, perché ci risolvono qualche problema di convivenza, perché anche nell'ambito familiare ci sono problemi di convivenza. E quindi ben venga l'impegno
delle donne, delle signore nazionali. Però voglio concludere anche questo breve intervento richiamando un accenno del senatore Urrari. È vero, la FIDAP si è molto impegnata nel campo dei beni culturali, ma noi ora ci troviamo in un periodo di emergenza, come ha detto il senatore, delle ultime ore. Proprio ieri per televisione ho visto una trasmissione fatta molto bene, dove una presentatrice, non so quale canale, insomma, insieme con Don Patriciello, che è molto noto a tutti quanti, insieme con la preside, donna di un istituto superiore, ha tenuto 2 ore di trasmissione insieme con i ragazzi di questo istituto, tra i quali c'era anche una di quelle povere ragazze che sono state oggetto di violenza. Veramente, voglio dire, la FIDAPA, non solo la FIDAPA, ma la FIDAPA, le altre organizzazioni, le istituzioni pubbliche, a partire dal comune naturalmente, che già un suo ufficio di assistenti sociali, dovrebbero stare più attenti a questo problema. È un problema veramente serio. È ovvio che da